Buonasera a tutti ragazzi e bentrovati a questo nuovo appuntamento da Carlo Tranchile e Arance Rosse. Stasera mi sento un po' romantico. Voglio omaggiare un piatto della tradizione sarda, quindi dei nostri cugini solani, ai frutti di mare. Quindi farò una fregola, la regina della serata, con cozze, vongole veraci, prezzemolo tritato, peperoncino abbanero molto piccante, peperoncino dolce, cipolla rossa di Calabria, perché io gliela metto anche nel pesce, mi piace molto, e il nostro aglio nostrano. Nel frattempo ho preparato il brodo vegetale. E allora, prima di iniziare la nostra ricetta, vorrei stasera, al contrario di altre volte, partire con le dediche. Quindi dedico questo piatto a un amico che mi ha chiesto una ricetta afrodisiaca, e per me, quando si tratta, quando si parla di frutti di mare, l'afrodisiaco è già compreso, che si chiama Giuseppe Birò. E poi vorrei dedicarla nel frattempo a tutti i miei amici fraterni di Macerata, che mi vogliono bene e a cui io voglio moltissimo bene, perché quella è la mia seconda città, e spero che vi possa arrivare questo messaggio stasera afrodisiaco e romantico. Va bene? Ci vediamo tra poco, ragazzi. Abbiamo fatto dorare un po' d'aglio. Adesso buttiamo le nostre cozze ben pulite. Ah, è una raccomandazione per tutti. Le cozze vanno pulite molto bene, molto bene. Se avete una spazzola di ferro è importante, o altrimenti io uso per esempio una paglietta. E quindi cozze ben pulite e le facciamo andare. Controlliamo le cozze. Si stanno aprendo e stanno andando meravigliose. Tra un attimo spegniamo. Le cozze sono già tutte aperte. Adesso facciamo una cosa: guardami, inquadrami, filtriamo il sughetto delle cozze. Qui lo filtriamo con un colino stretto, mi raccomando ragazzi, con un colino stretto, per trattenere tutti i residui, vedete? A tra poco. Allora, abbiamo, ragazzi, sgusciato una parte delle cozze, le abbiamo messe qui con un pochino del nuovo sughetto, così si mantengono umide, e qualcuna l'abbiamo lasciata intera con i gusci per la decorazione. Allora, integriamo con un pochino d'olio quello nostro di casa, meraviglioso. Facciamo prendere temperatura all'aglio, che già l'ha quasi presa, e buttiamo le nostre vongole veraci. Diamo la mescolatina, copriamo con il coperchio e le facciamo aprire. Le vongole veraci si stanno aprendo, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, le vongole veraci stanno aprendo, e quindi adesso spegniamo, e sempre come al solito una parte la sgusciamo, un'altra parte la teniamo per la decorazione. Allora ragazzi, adesso abbiamo sgusciato anche le vongole, le abbiamo messe insieme alle cozze. Molte ne abbiamo tolte intere, guardate che meraviglia, guardate che vongole, guardate, una meraviglia. Nel frattempo facciamo un altro passaggio, filtriamo anche il sughetto delle vongole, lo uniamo al sughetto delle cozze, ok, e adesso partiamo con la risottatura della fregola. A tra poco. Guardate che meraviglia, guardate come sta andando. Prendiamo un po' di brodo vegetale, lo buttiamo nella padella insieme alla cipolla. Facciamo appassire leggermente la cipolla in maniera delicata e ci vediamo tra poco. Aggiungiamo un pochino d'olio, nel frattempo la cipolla sta andando, e buttiamo
peperoncino dolce, peperoncino abbanero e aglio. E l'aglio. Diamo una mescolatina. Diamo la mescolatina, facciamo andare a fiamma abbastanza alta. Guardatemi. La fiamma abbastanza alta. Nel frattempo butto la fregola per farla tostare alla maniera del riso. E diamo la mescolata. Allora, la fregola sta tostando, come dicevo prima, alla maniera del riso. Nel frattempo, cosa facciamo? Comincio a prendere un po' di brodo vegetale e lo butto nella padella. Questo è alla mia maniera. Perché? Vi spiego. Non possiamo direttamente risottare la fregola con l'acqua dei frutti di mare, perché altrimenti diventerebbe troppo salata. Tra l'altro, nel brodo vegetale non ho messo sale, perché poi alla fine aggiungeremo il brodo, l'acqua delle cozze e delle vongole. Quindi facciamo risottare e ci vediamo tra poco. Stiamo risottando. Guardate, guardate, guardate. Nel frattempo aggiungiamo pian piano un po' del nostro brodo vegetale e lasciamo andare. Guardate qui, la fregola sta andando. Cominciamo ad aggiungere un po' di parte sapida. Siamo a metà cottura. Parte sapida. Quindi lasciamo andare. E nel frattempo aggiungiamo anche un po' di prezzemolo, che ci piace tanto, che ci piace tanto. Diamo la mescolatina, aggiungiamo l'ultima parte del brodo, delle cozze e delle vongole e la lasciamo andare per un altro paio di minuti. L'ho passata sul fuoco più alto. Quindi andiamo a stringere e, come sempre, ci vediamo tra poco. Ragazzi, la fregola è pronta. Ho spento il fuoco, adesso butto i frutti di mare qui dentro, quelli sgusciati li butto qui dentro, do una mescolatina. Aggiungo un altro po' di prezzemolo e poi metto una spruzzatina, come piace a noi, di pepe nero. Visto che deve essere anche un po' afrodisiaco, un altro pochino di pepe rosso macinato di cayenne. Do una mescolata e tra poco siamo pronti per l'impiattamento. Andiamo all'impiattamento. L'impiattamento è il momento più bello, meraviglioso, perché adesso stiamo per mangiare, ragazzi. Guardate un po', facciamo fregola. Ok, la facciamo un po' abbondante perché ci piace, perché non ci interessa solamente assaggiare, ci interessa anche mangiarlo il piatto, mangiarlo come penso piaccia a tutti noi. Ok, abbiamo questo, poi facciamo cozze e prendiamo le vongole meravigliose,
meravigliose, le mettiamo qui ai lati, così. Ok, una al centro, spolveratina di prezzemolo che non manca mai, un po' d'olio a crudo di casa, e poi se mi inquadri qui facciamo vedere il piatto. Ragazzi, buon appetito, vi voglio bene come sempre da Carlo Tranchida e Arance Rosse, un grandissimo bacio e ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie, buon appetito.